Benvenuti a Tele CRU, il notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa della Regione Umbria. L'Aula di Palazzo Cesaroni ha approvato la legge che modifica le procedure di nomina del garante dei detenuti. Ce ne parla Marco Paganini. Il Consiglio regionale ha deciso di modificare le norme per l'elezione del garante dei detenuti approvando la proposta di legge Dottorini Stufara Locchi che a partire dalla quarta votazione introduce la designazione attraverso la maggioranza assoluta e non più quella dei due terzi dei consiglieri regionali. La legge è approvata con 14 sì da Partito Democratico, Italia dei Valori, Comunista Umbro, Partito Socialista, 8 no da Forza Italia, Nuovo Centrodestra, Fratelli d'Italia e Lega Nord e 2 astenuti, i consiglieri Brega e Smacchi del Partito Democratico, stabilisce un tetto massimo del 20% dell'indennità di un consigliere regionale quale compenso per l'incarico di garante. E in seguito al voto positivo sull'emendamento dei consiglieri di opposizione Nevi e Lignani, istituisce un regime transitorio in base al quale il primo mandato del garante terminerà con la legislatura in corso. Respinta invece la proposta Cirignoni, Lega Nord, che ipotizzava di assegnare le funzioni del garante a presidente e vicepresidente della terza commissione consiliare. Rinviata su richiesta degli stessi proponenti la mozione presentata dai capigruppo di opposizione contro il ticket del 29% sulle prestazioni specialistiche in intramenia. Paolo Giovagnoni. Il primo firmatario della mozione, Franco Zaffini, ha illustrato l'atto in aula spiegando che un'ulteriore misura di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie del 29% a carico dei cittadini su quelle in intramenia non solo graverebbe pesantemente sulle tasche dei cittadini, ma finirebbe per rendere più competitive le strutture sanitarie vicine o non troppo lontane delle regioni limitrofe, penalizzando le prestazioni di qualità del sistema sanitario umbro. Zaffini ha anche ricordato che il TAR dell'Umbria nel mese di gennaio 2013 ha dichiarato illegittima l'introduzione del ticket accogliendo tutte le censure dei ricorrenti nei confronti della regione, mentre il Consiglio di Stato lo scorso 4 febbraio ha accolto la pregiudiziale della regione in quanto solo i pazienti avevano titolo a ricorrere al TAR, mentre il ricorso fu fatto invece da medici e sindacati. Nel merito della sentenza, il ticket ha danneggiato direttamente i cittadini con un aggravio di spesa a loro carico. La presidente della giunta, Catiuscia Marini, ha spiegato che la giunta regionale ha attuato una misura dello Stato di carattere meramente finanziario, quindi non può essere impugnata con questa modalità. La giunta riferirà le valutazioni che sta facendo con il governo per una rimodulazione più omogenea dei ticket. La sentenza, ha evidenziato Catiuscia Marini, conferma che la delibera è vigente e la richiesta proveniente dall'aula presuppone una modifica degli accordi fra la regione e i ministeri competenti della salute e delle finanze. Su richiesta dei membri della terza commissione consiliare, il direttore regionale della Sanità Umbra, Emilio Duca, ha illustrato i dati relativi alla mobilità extraregionale. I dettagli nel servizio di Paolo Giovagnoni. Il trend finanziario della mobilità extraregionale della Regione Umbria relativa al complesso delle prestazioni, ricoveri, specialistica ambulatoriale e medicina di base, mette in mostra un saldo positivo. Entrano in Umbria più persone di quante non ne escano per ottenere fuori regione una prestazione sanitaria. Negativo invece il saldo della specialistica ambulatoriale e quello della somministrazione diretta dei farmaci. Anche se per la prima c'è un incremento costante di prestazioni richieste in Umbria e la mobilità passiva per la somministrazione diretta dei farmaci presenta un andamento in diminuzione, in controtendenza con il dato nazionale che è in crescita. Il direttore regionale della Sanità Umbra, Emilio Duca, ha riferito questi dati ai membri della Commissione Sanità e Servizi Sociali del Consiglio. Nel 2012 i ricoveri sono costati 75.514.000 euro rispetto ai 77.962.000 dell'anno precedente. La spesa per la somministrazione diretta dei farmaci è calata dai 4.691.000 euro del 2011 ai 4.353.000 del 2012. Aumentate anche le prestazioni per la specialistica ambulatoriale, dove la Sanità Umbra ha raccolto 11.865.000 euro nel 2012 a fronte dei 10.660.000 del 2011. Ma come detto, il saldo rimane negativo se confrontato con la cifra della mobilità passiva. Il 4,5% dei cittadini umbri va fuori regione per prestazioni di alta specialità. E anche se il numero di tali prestazioni è in calo, 20.426 nel 2012 rispetto alle 20.560 del 2011, il fatturato della mobilità passiva è cresciuto.
68.033.000 euro nel 2012, 65.110.000 nel 2011. Ad ogni modo, l'Umbria e il Molise sono le uniche fra le regioni di piccole dimensioni ad avere un saldo positivo della mobilità ospedaliera, per l'Umbria di 7.486.000 euro. L'Assemblea legislativa regionale ha approvato all'unanimità una mozione per il mantenimento in Umbria del provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria. L'atto vuole scongiurare l'ipotesi della soppressione della sede di Perugia per accorparla a quella del Lazio. In questo caso si perderebbe un'esperienza virtuosa, attenta ai problemi del sistema, degli istituti penitenziari e alle condizioni e alla qualità della vita dei detenuti. Progetto Vino, bene promozione integrata e aggregazione, dubbi su marchio e consorzi unici, in seconda commissione le osservazioni dei soggetti interessati. Tiziano Bertini. Tutti d'accordo nel mondo della vitivinicoltura umbra sulla necessità di attivare azioni integrate e coordinate di promozione del vino e del territorio regionale nel suo complesso, ma qualche perplessità e dubbi su alcuni dei percorsi scelti, in particolare sulla istituzione di un marchio Umbria da apporre alle etichette o del consorzio unico per la tutela. Questo è quanto emerso dall'audizione dei rappresentanti dei produttori, associazioni di categoria, consorzi di tutela dei vini chiamati dalla seconda commissione ad esprimere le proprie valutazioni sul progetto Vino, elaborato dalla Giunta regionale per sviluppare la vitivinicoltura umbra. Favorevoli all'intero pacchetto di proposte del documento dell'esecutivo si sono mostrate le associazioni di categoria Confagricoltura, CIA e Coltiretti, mentre i consorzi di tutela dei vini dei territori di Torgiano, Montefalco e Orvieto hanno espresso dubbi sulla questione riguardante marchio e consorzio unici. Il progetto Vino, approvato nel 2013, suggeriva l'individuazione di un organismo per il coordinamento di filiere, lo sviluppo di attività e servizi collettivi. Si prevedeva poi l'istituzione di un marchio Umbria e l'eventuale costituzione di un consorzio di tutela unico per i vini DOP e IGP dell'Umbria. Fissare nel programma di sviluppo rurale 2014-2020 obiettivi concreti di sviluppo per l'agricoltura biologica umbra, che dopo 20 anni di attività conta 1.300 aziende che occupano circa 3.000 ettari. I rappresentanti dell'AIAB, l'Associazione Italiana Agricoltura Biologica Umbria, e di alcune aziende umbre hanno illustrato in seconda commissione le proprie richieste per la futura programmazione agricola regionale, sottolineando la necessità di un riconoscimento sempre più ampio da parte della Regione Umbria della valenza economica, ambientale e sociale della propria attività. L'assessore regionale Paparelli ha illustrato in prima commissione gli interventi relativi alla sicurezza dei cittadini contenuti nella programmazione 2013-2014. Vediamo. L'assessore regionale Fabio Paparelli ha illustrato ai componenti della prima commissione dell'Assemblea legislativa l'atto di programmazione 2013-2014 degli interventi in materia di sicurezza dei cittadini. Tra questi figurano i patti integrati per la sicurezza, il protocollo d'intesa con il Ministero degli Interni, la convenzione con l'Università per l'analisi della situazione della sicurezza, la definizione del regolamento regionale della polizia locale, le linee di intervento in materia di sicurezza di genere, le azioni di sostegno alla riqualificazione dei centri storici per il monitoraggio e la messa a sistema degli impianti di videosorveglianza. Il documento indica per il 2013 uno stanziamento di 272.000 euro, ripartiti tra patto per Perugia Sicura, bandi per il miglioramento della sicurezza delle comunità locali, servizi di prima assistenza e aiuto alle vittime di fatti criminosi, promozione di accordi e intese con lo Stato e le autonomie locali, patto per Terni Sicura. Prevista inoltre l'imminente firma di un protocollo d'intesa tra Regione e Ministero degli Interni per attivare iniziative innovative e sperimentali finanziate dal Governo nazionale. Dopo il dibattito e le sollecitazioni del capogruppo Raffaele Nevi, Forza Italia, la commissione presieduta da Oliviero Dottorini ha chiesto all'assessore di ricevere i verbali degli interventi delle parti sociali alla riunione della conferenza regionale sulla sicurezza, prima di procedere al voto previsto dunque per la prossima settimana. Le migrazioni sono un fenomeno e non un problema. L'Europa riconosca la diversità tra le frontiere di terra e di mare. Continuano gli incontri con le scuole nell'ambito del progetto Agorà, promosso dall'Assemblea legislativa della Regione Umbria. Il servizio.
Per affrontare il fenomeno delle migrazioni è necessario un approccio mentale aperto e non altre frontiere. Si tratta di un fenomeno e non di un problema, e quindi non si può ragionare soltanto in termini di soluzioni, perché di immediate non esistono. Spesso vengono fuori scelte troppo di pancia e poco di testa. L'Europa deve intervenire sulle leggi che regolano le frontiere e diversificare quelle di terra da quelle di mare, perché la differenza è sostanziale. L'Umbria, verso questo fenomeno, ha un atteggiamento diverso rispetto a molte altre realtà, più imperniato sull'accoglienza, perché negli anni 50 sono stati molti gli umbri emigrati verso altre terre. Sono alcuni passaggi tra i più significativi emersi nel corso di un seminario su diritti e immigrazione, indirizzi e politiche europee, una iniziativa contenuta nel progetto Agorà per i giovani cittadini europei, La mia Europa, promosso dall'Assemblea legislativa dell'Umbria in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale. Ai lavori del progetto, che coinvolge 21 scuole, 15 della provincia di Perugia e 6 di quella di Terni, e oltre 600 studenti della regione, hanno partecipato Bruno Bracalente, presidente della Fondazione Perugia 2019, con i luoghi di Francesco d'Assisi e dell'Umbria, Riccardo Compagnucci, vice capo dipartimento del Ministero dell'Interno, con delega alle libertà civili e di immigrazione, Domenico Manzione, sottosegretario di Stato all'Interno. Il saluto è stato portato da Simonetta Silvestri, dirigente del servizio Corecom, che ha illustrato il progetto. Ed anche per questa edizione è tutto. Vi ricordo che TeleCRU va in onda sulle emittenti televisive dell'Umbria ed è anche in rete all'indirizzo www.consiglio.regione.umbria.it. Grazie per averci seguito e l'appuntamento è alla prossima settimana.